servono crediti, passate da igivolt.it e con il codice MALATI avrete uno sconto sui vostri crediti. E bella a tutti ragazzi, qua Rebel, sono qui con la player review di Milik in forma nella sua versione One to Watch. Devo dirvi la verità ragazzi, che questa carta per il costo irrisorio che ha, cioè 39.000 crediti dopo la sua rottura del crociato, vi consiglio assolutamente di acquistarla perché il suo prezzo secondo me inizierà a salire. Piano piano comunque guarirà, quindi secondo me sarà una carta che con l'inizio del secondo girone della Serie A potrebbe riservare comunque qualche sorpresa. Passiamo subito alla review vera e propria però ragazzi. Il primo pro ragazzi è il tiro di 85 che è qualcosa di spaventoso come starete vedendo anche dalle clip. 81 di posizionamento, 87 di finalizzazione, 86 di potenza tiro, 80 di long shot che mi è sembrato molto molto di più, almeno un 90, 78 di tiro al volo e 81 di rigori. Che dire ragazzi, sotto l'aspetto del tiro è un giocatore perfetto, il suo tiro è veramente ottimo. 9 tiri su 10 entravano e vi ho anche voluto mettere l'unico tiro che mi ha sbagliato. Niente ragazzi, sotto questo aspetto è un cecchino. Io mi sono affidato tantissimo a Milik e ho notato che in questa versione One to Watch è anche migliore della versione IF. Ho provato la versione IF su One durante gli EA Access e ho provato questa versione adesso che il gioco ormai è uscito da un po' e devo dirvi che questa carta secondo me è nettamente migliore rispetto alla sua altra versione, anche se sulla carta sono uguali. Passiamo subito al suo secondo pro ragazzi, il fisico di 76 in carta che si divide in 64 di salto, 80 di stamina, 77 di forza fisica e 69 di aggressioni. Tutti valori abbastanza bassi, quelli scritti, ma a mio parere sono un pelo più alti, dato che comunque a spallate con i difensori riuscivo comunque a scavalcarli qualche volta. Passiamo subito al suo terzo pro ragazzi, il passaggio di 65. Che secondo me è un valore anche qui abbastanza sbagliato perché le sue statistiche di passaggio sono tutte intorno al 60, però per gli 1-2 mi sono trovato benissimo. Vi leggo le statistiche: 62 di visione, 60 di cross, 77 di punizioni, 66 di passaggi corti, 65 di passaggi lunghi e 74 di tiri a giri. Tutti valori comunque molto bassi che però in game non sembrano assolutamente così. Passiamo subito al suo quarto e ultimo pro, il colpo di testa ragazzi, ha un colpo di testa di 80 questo giocatore, colpo di testa ottimo, mi ha segnato due gol di testa anche se comunque sulle sponde e in generale si comportava molto ma molto bene. Passo al suo unico contro, le due stelle skill che non mi vanno proprio giù anche se sono uno che non skilla, lo ripeto sempre, giocatore un po' macchinoso e aspetto qualche sua nuova versione con ansia. Devo dirvi la verità, questa carta va provata per il suo costo che adesso, come ho detto all'inizio del video, prendetelo ora perché se inizia ad alzarsi, secondo me non vale più di 50-60k. Quindi io ve la consiglio così come adesso, spero che questa review vi sia piaciuta, l'avete chiesto in molti Milik e niente, spero di avervi accontentato. Bella raga!